Ciao a tutti e benvenuti in una nuova ricetta. Allora, questa sarà molto breve e, cioè, della serie Chiara grazie al cazzo. Forse una ricetta del grazie al cazzo, chiamiamola così. Allora, questo va qua. Allora, in pratica vi spiego, vabbè, vi spiego dopo. Ho fatto il riso, la mia quantità, e ho fatto un po' di sugo. Cioè, ho messo la passata di pomodoro, un po' di sale, un po' d'olio, pochissimo olio perché io ho il terrore dell'olio, scusate ragazzi, non si dovrebbe avere il terrore dell'olio, ma la vita ogni tanto ci dà delle brutte notizie. E aspettate, lo metto così, così intanto parlo. Eccomi qua, non credo che mi vediate, aspettate che non sono nata per fare questo, ok? Spero infatti di avere successo come assistente sociale. Vabbè, intanto mescolo il riso col sugo e forse ci andava un po' più di sugo, non lo so. Vabbè, in pratica vi spiego, ora farò una cosa perché l'altra volta io ho fatto il riso e col sugo e ci ho aggiunto la mozzarella, questa qua. Dio santo, mio fratello. Stavo dicendo, ci ho messo questa e ho fatto una specie di, non brodo, però cioè nel senso era molto molto liquido. Buonissimo, buonissimo, veramente molto buono e onestamente era anche secondo me ci ha bilanciato perché alla fin fine non so quanta mozzarella ci abbia messo, ma cioè, tutta questa è 200 grammi, non credo di aver messo mezzo pacco di sta roba, quindi assolutamente no. E quindi ho detto, era molto brodoso, però ovviamente va mangiato lì sul momento, ecco. Invece ho detto, sarebbe stato buono magari, come si dice, farlo al forno, un po' come faccio i gnocchi. E però era lì il momento di mangiare, ho detto non mi sembra il caso. Vabbè. E adesso ho detto, vabbè, proviamo a farlo allora. Però ho detto, essendo che i gnocchi di per sé al sugo sono morbidi, il riso magari rimane un po' secco, ci ho inserito già della mozzarella qua dentro, cioè ne ho messo una manciata qua dentro e ora sul fuoco sto facendo sciogliere la mozzarella in modo che risulti già bello, bello filante, bello molto buono. Poi lo inserisco nel fornetto e lo farò cuocere, già lo faccio cuocere, poi lo riscaldo perché ora sono le 11:30, direi che mangerò fra un'ora e mezza se va bene. E nulla, poi vi faccio vedere come viene. Adoro perché, a parte che ha forma di cuore, poi è rosso, vabbè, ed è la, cioè praticamente è la porzione giusta, sono tipo 70 grammi, 75, non mi ricordo esattamente, però perché dovrei mangiarne sì 70 grammi, ma forse mi era caduto un po' di più, ma tanto poi un po' si è perso tra la cottura e il coso. Ora è così e ci mettiamo ancora un po' di quella mozzarella sopra, non tantissima in realtà perché ce n'è già dentro, quindi non vorrei che poi fosse troppo stopposo. Ok, così direi. Tanto poi nei bordi si va a fondere. Lo metto qua e lo faccio cuocere. Boh, tipo proviamo 10 minuti. Poi controllo. Più che altro non è tanto un cuocere perché il riso è cotto e tutto il resto bisogna solo che si sciolga sopra. Lo lascio cuocere, poi lo lascio riposare e poi lo riscaldo poi quando devo mangiarlo.